Ama il prossimo tuo come te stesso. Il Signore è mio pastore, nulla mi manca. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. La verità vi renderà liberi. Dio è amore. Non temere, perché io sono con te. La fede è la sostanza delle cose sperate, la prova delle cose non viste. Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Io sono la via, la verità e la vita. Tutto posso in colui che mi fortifica. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, scossa, traboccante vi sarà versata nel grembo. In principio Dio creò il cielo e la terra. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e salva gli spiriti affranti. Ricordati della tua misericordia, Signore, e della tua bontà, perché sono eterne. Chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo nella pace. Fai del Signore la tua gioia, ed Egli ti darà ciò che desidera il tuo cuore. Chi trova una moglie trova una cosa buona e trova un favore dal Signore. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? L'ira dura un momento, ma la bontà del Signore dura per sempre. Tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Io metterò il mio spirito dentro di voi e vi farò camminare nelle mie leggi. Il mio Dio fornirà tutte le vostre necessità secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. La parola di Dio è viva ed efficace, più affilata di ogni spada a doppio taglio. Benedetto sia il Signore, la mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra e le mie dita alla battaglia. Rendi grazie al Signore, perché Egli è buono, perché la sua misericordia dura in eterno. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. Il mio cuore ha confidato in Lui e sono stato aiutato. Il Verbo si fece carne e dimorò in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? La bontà e la misericordia mi seguiranno tutti i giorni della mia vita. Tutto posso in Cristo che mi fortifica. Cammina nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ama il tuo prossimo come te stesso. Nella casa di mio padre ci sono molte dimore. Se no, ve l'avrei detto io, perché vado a prepararvi un posto. Gesù disse, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete darò gratuitamente da sorgenti di acqua viva. Rendete grazie in ogni circostanza, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù per voi. Perciò, se qualcuno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Non giudicate, perché non siate giudicati. Ma la frutta dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fede, mitezza, autocontrollo. Ogni cosa è possibile a chi crede. L'amore coprirà una moltitudine di peccati. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. Il mio cuore ha confidato in Lui e sono stato aiutato.